Allora, Mimmo, da 30 anni, intorno ai 30 anni fino adesso, tanta acqua è passata sotto i fiumi. Adesso Troppa. sei anche diventato scrittore in un bel libro che presenti questa sera qui a Termoli. Allora, raccontaci un po' questi, in sintesi questi 30 anni che ci separano da quando ci È un siamo. po' la storia di tutti noi. Abbiamo attraversato il guado, poi abbiamo attraversato la tempesta, poi abbiamo attraversato il terreno soleggiato, poi ci ritroviamo ancora nella tempesta. È la vita quotidiana di questa nostra povera Italia, o bella Italia, o ricca Italia, come volete voi. Noi che facciamo i cantanti, che descriviamo il tempo che viviamo, quindi raccontiamo le cose belle, le cose tristi, le cose preoccupanti, le cose invece più leggere. È un po' il nostro mestiere di essere i cronisti del sentimento del tempo, come si diceva una volta. Nel mondo musicale che cosa è accaduto? È accaduto che prima si coltivava l'arte della musica, oggi si coltiva la corsa dello spettacolo. Voglio dire, oggi un ragazzo nel momento in cui riesce a fare quattro accordi e a croccare due testi viene catturato da qualche produttore senza scrupolo che lo manda nella mischia. Ce ne mandano a centinaia nella mischia, uno vince e gli altri centinaia rimangono fregati per E tutta la invece chi vita. come te è venuto su dalla gavetta ha No, come dovuto, me, come te, come chi nel modo nel giusto giusto modo viene, ma la giusto. gavetta è un termine forse riduttivo, è l'esercizio, tu non puoi diventare un idraulico se ieri non eri nessuno e oggi cominci a guidare un rubinetto, devi andare appresso a un idraulico che ti insegna come si fa, non puoi essere un medico che ti laurei e cominci a fare gli interventi chirurgici per dire, no, ma la canzone è la stessa cosa, la musica è la stessa cosa, non puoi essere. Così, anche il piccolo talento in qualche modo deve essere coltivato, deve essere seguito, deve essere aiutato. Insomma, devo dire che è un mondo che non tanto mi ci riconosco. Quindi è piuttosto peggiorato da Ma io quando dico non mi ammischio, non mi non ti continuo ammischi. per la mia strada, Bene, non mi uniformo, non mi omologo, bene. facciano. Senti, Mimmo, adesso però con questo libro tu racconti i spaccati della tua infanzia, tutto il tuo percorso anche artistico Ma probabilmente. proprio artistico no, non è un romanzo, non è un'autobiografia, è un libro che punta i riflettori su alcuni momenti della mia vita, da quando all'età di 5 anni ho incontrato il microscopio di mio padre veterinario, e Ricordiamolo che tu sei anche medico, insomma, dottore. nello stesso anno è entrato un pianoforte nella mia casa e quelli evidentemente sono i giorni in cui ho piantato il seme di quello che doveva essere la mia vita. Poi sono cresciuto un po', ho cominciato a fare i miei programmi, ero fidanzato con la mia tuttora moglie, e mi piaceva studiare, mi piaceva fare il medico e quindi le rotte che avevo tracciato prevedevano di laurearmi, di essere assunto in ospedale, di sposarmi e di fare in qualche modo musica. Tutto ciò si è avverato esattamente nel 1975, mi sono laureato, sono stato assunto in ospedale, mi sono sposato e ho fatto il mio primo disco. Lì il libro si chiude. Si chiude perché diversamente sarebbe stata un'autobiografia e siccome le autobiografie sono sempre troppo autocelebrative, io mi sono fermato lì. Beh, Però sappiamo che continui anche nel fare concerti in questo periodo. certo, La due musica settimane fa è si è uscito il nuovo libera. disco, Cenere, e ho cominciato già a fare concerti e adesso venerdì sono a Chieti, poi vado nella Svizzera tedesca, poi ritorno indietro, insomma. Una vita Sono impegnata. 19 dischi, 43 anni di dischi e di concerti, e il libro è uscito fuori così, è Mimmo, come uscito dire, la fuori. classe non è acqua. No, e il tempo viene impiegato Indubbiamente. La bene. ringrazio di questa sua venuta qui a Grazie. Termoli e le auguro un migliore successo per questo libro che veramente si presenta anche molto bene come copertina e come il resto, quindi sicuramente è un buon lavoro, un ottimo lavoro. In bocca al lupo per Grazie mille, tutto grazie. quanto.